Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria perché Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa La Rondine, hanno formalizzato il patteggiamento nell'inchiesta che riguarda l'appalto ritenuto truccato da 11 milioni di euro. Ora la cooperativa e il manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, rischiano di andare a processo. Giuseppe Dintino. Pena di 2 anni di reclusione sospesa e non menzione. Hanno formalizzato il patteggiamento Domenico Mattucci e Luigia Dolce, rispettivamente ex presidente ed ex coordinatrice della cooperativa La Rondine di Lanciano. I due sono difesi dagli avvocati Giuliano Milì, Augusto Lamorge e Matteo Cavallucci, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. L'inchiesta è quella del maxi appalto da 11 milioni di euro per servizi extra ospedalieri della ASL di Pescara e che è stato segnato dal suicidio in carcere a Vasto di Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e candidato con Fratelli d'Italia alle elezioni del 2019, risultando il primo dei non eletti. Secondo i PM Anna Benigni e Luca Sciarretta, Trotta appuntava una scalata all'interno del partito, scalata sponsorizzata dalla cooperativa che ha circa 600 dipendenti. Ho accompagnato Trotta a Roma per consegnare dei soldi a un funzionario ministeriale, aveva rivelato la Dolce, ma la morte di Trotta con ogni probabilità ha troncato il filone politico dell'inchiesta. Ora si attende che al GUP venga richiesto il rinvio a giudizio per la cooperativa e per il direttore generale della ASL, Vincenzo Ciamponi. La ASL in un comunicato aveva prima ha rivendicato la legittimità dell'appalto, salvo poi annullarlo pochi giorni dopo. Mattucci, scegliendo di collaborare, aveva dichiarato di aver consegnato tramite la Dolce e Trotta 8.000 euro a Ciamponi, il quale li avrebbe utilizzati per acquistare al figlio una Fiat Panda. I due componenti della commissione di gara, Antonio D'Incecco e Anna Rita Simoni, invece, sono usciti di scena, la loro posizione è stata archiviata e probabilmente, se si andasse a processo, saranno chiamati a testimoniare. Chiamiamo argomento adesso perché sono state varate ieri le nuove regole sulla gestione del Covid nelle classi scolastiche. Il ricorso alla DAD è stato limitato anche alle elementari, sono state introdotte distinzioni tra alunni vaccinati e non. La quarantena in caso di contatto stretto è stata accorciata. Misure che però non trovano d'accordo la CGIL Chieti, che parla di ulteriore distinzione all'interno delle classi. Stefano Recanati. La cabina di regia riunita ieri a Palazzo Chigi ha annunciato la modifica delle regole per quarantena didattica a distanza. Da lunedì cambiamenti in tutti gli ordini di scuola. Per l'infanzia è prevista la sospensione della presenza per tutti al quinto caso di positività e la didattica a distanza può essere disposta solo per 5 giorni e non più per 10. Per la primaria la DAD sarà prevista solo per i non vaccinati e a partire dal quinto caso di positività in poi, mentre al primo caso di positività scatta solo l'obbligo di autosorveglianza. Nella secondaria si passerà alla didattica a distanza solo per gli studenti non vaccinati. Le nuove regole prevedono che dal secondo caso in poi i vaccinati con terza dose e i guariti restino in classe, mentre per i non vaccinati si sospenda la didattica in presenza per 5 giorni. Così come è avvenuto a gennaio, l'insieme delle misure che si stanno varando sono finalizzate a dichiarare una normalità inesistente e non adeguata ai dati di contagio che vive ogni giorno la scuola. Siamo preoccupati, dicono dalla CGIL Chieti, abbassare le difese per dire che va tutto bene non risolve i problemi, mentre da settimane si contano quasi 400 morti al giorno. Queste misure di semplificazione rappresentano per il governo un tentativo di normalizzare forzatamente le condizioni di vita nelle scuole, garantendo la didattica in presenza a qualunque costo, anche a rischio e pericolo degli alunni più piccoli che stanno in classe senza mascherine. Per noi semplificare non vuol dire diminuire le tutele, ma rendere omogenee le regole per tutti gli studenti della classe, indicando misure chiare per tutti, non farraginosi conteggi. Grida vendetta la differenziazione fra alunni vaccinati e non vaccinati. Fare scuola, chiude il sindacato, non significa stare in didattica mista, occorrono strumenti adeguati per evitare un impoverimento dell'offerta formativa da garantire alle studentesse e agli studenti. Andiamo a Teramo adesso. L'affidamento alla Ruzzo Reti del servizio idrico integrato del lato teramano scadrà il prossimo 25 giugno del 2023. Questa mattina il presidente della provincia di Teramo ha convocato i 47 sindaci del territorio
per iniziare il percorso sull'individuazione del nuovo gestore. La tendenza generale è quella di proseguire con la gestione pubblica dell'acqua, anche se il presidente dell'ERSI ha sottolineato come le tariffe applicate dall'Aruzzo siano troppo alte. Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo l'acqua è sempre stata pubblica e tale resterà. È la netta posizione espressa dal presidente dell'amministrazione provinciale teramana, Diego Di Bonaventura, che ha convocato i 47 sindaci del territorio in merito alla gestione del servizio idrico integrato provinciale. Sì, perché l'affidamento in house alla Aruzzo Reti scadrà il 25 giugno del 2023 e il percorso dell'individuazione del nuovo gestore deve essere avviato 18 mesi prima, come stabilisce l'ERSI. L'ente regionale per il servizio idrico. Oggi noi dobbiamo riaffermare, e io lo dico con un ordine del giorno che porterò proprio in questa assise, che l'acqua alla scadenza, le concessioni devono rimanere all'unica società pubblica che è l'Aruzzo Reti. Poi altro è i vari contenziosi che ci sono tra ERSI e Ruzzo. Dobbiamo essere bravi a non farci portare nei giochetti che qualcuno sta mettendo in atto per dividere la nostra comunità. Il presidente dell'ERSI, Nunzio Merolli, intervenuto all'Assemblea dei Sindaci Teramani, ha invitato i presenti a perseguire la via della gestione pubblica dell'acqua, ma non ha risparmiato critiche all'Aruzzo Reti per aver applicato tariffe troppo alte. Sull'attuale gestione dell'Aruzzo si è espresso criticamente anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Oggi ascolteremo quelli che sono gli aspetti critici, attendiamo anche la risposta che l'Aruzzo Reti deve dare all'ERSI in merito alla diffida che è stata formulata sulla base di una serie di richieste in relazione alla gestione appunto dei costi che dicevo prima, con serenità, con l'obiettivo di correggere la gestione, l'ultima soprattutto dell'Aruzzo Reti, e riportarla in un alveo che ci consentirà appunto di procedere poi all'affidamento in house. Ma non bastano dichiarazioni di principio, anche perché il DDL concorrenza, che attualmente è in fase di discussione, va ad incrementare l'obbligo di motivazione per poter procedere all'affidamento in house. Ecco perché è significativo che si dimostri che la gestione della partecipata, in questo caso che riguarda la nostra acqua, l'acqua pubblica, sia svolta, effettuata nel modo più oculato ed efficiente possibile. Quindi stiamo discutendo della gestione del Ruzzo e oggi i nodi vengono al pettine e verranno affrontati per poterli sciogliere. E sul futuro affidamento del servizio idrico del territorio teramano interviene anche la Casa del Popolo, che ribadisce che l'acqua è di tutti e non può essere trattata come merce sulla quale fare profitti. Parliamo adesso di qualità dell'aria. Delle 102 città analizzate, nessuna rispetta i valori suggeriti dall'OMS. La situazione più preoccupante in Abruzzo è quella di Teramo. Teramo preoccupa, L'Aquila è il capoluogo di provincia più green d'Abruzzo e quanto emerge dal rapporto Malaria di Città 2022, tramite cui Legambiente monitora la qualità dell'aria. Il rapporto si basa sulle linee guida dell'OMS, considerando tre valori, il PM10, il PM2,5 e il biossido d'azoto. La situazione vede attestarsi le nostre città nella situazione media delle città italiane, in particolare quindi Pescara e Chieti rientrano nelle situazioni medialmente risolvibili. La città di Teramo in particolare ha un valore piuttosto critico sul biossido di azoto, che ha un limite annuale di 34 quando quello stabilito è 10. La città dell'Aquila invece fortunatamente è un punto positivo, perché il valore di PM10 rilevato annualmente nell'aria è già al di sotto della media stabilita dai nuovi valori di riferimento dell'OMS. Tra le iniziative guardate con favore dagli ambientalisti, la promozione della mobilità sostenibile e la riqualificazione degli edifici spinta dal Superbonus 110%. Una progettualità a 360 gradi che tenga conto del ridisegno del nostro spazio urbano e della revisione quindi del trasporto pubblico, che sia votato ormai quindi all'elettrico, con la revisione e rivalutazione delle reti tranviarie dove ci sono, una cura del ferro che tenga conto quindi dell'impatto che può avere un rinnovato sistema ferroviario sul trasporto urbano e soprattutto anche rivedere a livello di edilizia quelli che sono i sistemi di riscaldamento urbano, ovviamente sia nell'edilizia pubblica che privata. Attendono con ansia la fine dei lavori previsti per il mese di aprile, ma ad oggi i balneatori della zona sud di Silvi non sanno se la stagione estiva partirà. Da diverso tempo stanno chiedendo aiuto alle istituzioni, ma né comune né regione si sono fatte sentire.
La situazione la potete vedere, io sinceramente in queste condizioni qua non vorrei essere aperto, perché non è giusto nella gente che viene a Silvi. Mix di rabbia e disperazione quella dei balneatori della zona sud di Silvi Marina, che dopo decenni di sacrifici la prossima stagione estiva in queste condizioni non se la sentono di aprire gli ombrelloni. Se così fosse, alla fine dei conti sarebbe una sconfitta per tutta la città, visto che negli anni la zona del villaggio del Fanciullo in estate ha perso circa 1000 persone. È una cosa, io sinceramente da Silvarolo mi vergogno, perché un turista che viene qua e sta in queste condizioni cosa può raccontare quando va a casa? Che si è trovato male. Situazione che va avanti da lontano 2007, quando la regione Abruzzo si aggiudicò un bando di 4 milioni di euro per il posizionamento delle scogliere, lavori bloccati poi dalla finanza. Il nuovo bando ha visto l'iniziale posizionamento dei cosiddetti pennelli, ma non finire i lavori, mettendo anche scogliere orizzontali, ha portato all'erosione di addirittura 15 metri di spiaggia. Noi sono anni che aspettiamo le scogliere, finalmente le abbiamo viste cominciare, purtroppo non avendole finite hanno creato più danno di quello che avevamo prima. Se prima perdevamo un metro, due metri ogni anno, nel giro dell'estate abbiamo perso 15-20 metri. Il risultato lo state vedendo. In questo modo è evidente che la stagione per questi balneatori rischia di saltare. Ora l'appello, l'ennesimo, è alla ditta e istituzioni affinché si acceleri per terminare i lavori entro aprile, termine del cronoprogramma, altrimenti il rifacimento a questo punto sembra essere l'unica soluzione, ma non come quella avvenuta lo scorso anno, sottolinea ancora Di Francesco. La regione o il comune che facessero un rifacimento con le draghe, però, quindi buttano qui la sabbia che è compatibile, quella lì forse l'estate ce la fa fare, ma si devono sbrigare, ecco perché noi lamentiamo una mancanza di comunicazione. Per i pezzi pregiati del complesso ex Arsa, ovvero il palazzo del principe Torlonia e i due granai, siamo ad Avezzano, è arrivata la tanto attesa firma per l'inizio dei lavori di restyling targati in Masterplan e finanziati per una somma pari a 4 milioni 700 mila euro. Il prossimo passo è realizzare un'unica area verde urbana, magari con l'aiuto dei fondi del PNRR. La partenza dei lavori di restyling di Villa e Parco Torlonia, una nuova veste per un'area storica cruciale per la città di Avezzano. Ricordiamo che il lungo iter amministrativo è iniziato con la prima amministrazione di Pangrazio. Sì, proprio così, l'iter è iniziato circa 4 anni fa, siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo farraginoso progetto e finalmente possiamo dire che inizieremo i lavori di restyling di questa, che è la più bella struttura che abbiamo qui a Avezzano. Bella, ma non soltanto, perché questa è la memoria storica della nostra cultura, il Palazzo Arsa. Recentemente è uscito anche, c'è stato un bando del PNRR che prevede la risistemazione dei giardini storici e sembra sia fatta apposta per questa location. Quindi si punta al PNRR per realizzare un'unica area verde urbana? Beh sì, il PNRR ci mette a disposizione queste somme, dobbiamo essere bravi e capaci ad intercettarle. Speriamo di arrivare, se non ci sono contrattempi, entro la fine del 2023, avere almeno in questa prima fase la partecipazione al PNRR, che probabilmente impiegherà qualche anno in più, perché è vincolata allo stanziamento delle somme e all'erogazione delle somme, che normalmente avviene in 4 o 5 anni. Però quella parlo della seconda fase. Anche se è giovanissima, le idee chiare, la nuova direttrice di Donna Impresa di Coldiretti Chieti, puntare sull'insegnamento dei padri per guardare al futuro dei giovani e superare le difficoltà della pandemia. Selenia Secondi. 4 imprese agricole su 10 in Abruzzo sono guidate da donne e da 2 giorni anche la Coldiretti, e precisamente Donna Impresa di Coldiretti, ha al suo comando una donna, Cecilia Di Primio, che giovanissima inizia questa nuova avventura. Con quali progetti? Coldiretti Donne sta spingendo molto nella formazione dei giovani, soprattutto dal punto di vista didattico, con l'educazione alimentare nelle scuole. Il progetto è molto ampio e guidato soprattutto in tutta Italia e anche a livello delle scuole a Chieti. E un altro progetto che stiamo seguendo è quello delle fattorie didattiche, e quindi nella formazione di persone sempre più
formate, sempre più educate nel formare nuove generazioni, perché è necessario riprendere i discorsi che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno insegnato e che adesso si stanno un po' perdendo, ed è per questo che Coldiretti si sta impegnando nella formazione dei nuovi giovani. 28 anni, laureata in scienze agrarie con specializzazione in medicina delle piante, Cecilia Di Primio ha vinto l'Oscar Green Abruzzo nel 2020 con un progetto sulla micropropagazione della canna comune. Per lei l'innovazione è il core business dell'azienda familiare. Io ho sviluppato una piccola azienda che produce menta e in più collaboro con l'azienda di famiglia insieme a mia sorella e produciamo piante da frutto, un vivaio di piante da frutto. Sono due belle realtà che vanno gestite e seguite e sono molto contenta di essere una donna e di far parte del settore appunto agricoltura e di essere la portavoce di una realtà che esiste e che può esistere, ecco. E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dalla giornata, dal recupero della seconda giornata di campionato ieri nel torneo di Serie C, girone B1, Pescara Opaco va in vantaggio all'Adriatico Cornacchia contro la Carrarese, ma si fa riprendere sull'1-1 il servizio di Stefano Recanati. Fa un passo indietro il Pescara che dopo due vittorie consecutive contro Montevarchi e Viterbese pareggia per 1-1 contro la Carrarese in un match che la squadra toscana ai punti forse avrebbe meritato di portare a casa. Con il punto guadagnato si allunga a 8 la striscia positiva dei biancazzurri. Nella formazione di Auteri l'unica novità è Nzita al posto di Rasi sul settore di sinistra. Per il resto conferma in blocco per la formazione che ha espugnato il Rock di Viterbo. Nella Carrarese di Totò Di Natale le novità sono Grassini sulla corsia di destra ed Energe Bramante in attacco. Parte bene la formazione ospite che prova a farsi vedere già all'undicesimo minuto con Battistella che una volta recuperata palla a centrocampo va alla conclusione dal limite con la sfera che termina di poco al lato alla destra di Sorrentino. La risposta del Pescara giunge prima del ventesimo d'azione d'angolo. Pompetti con il mancino taglia il pallone al centro dove Ferrara e Ingrosso si ostacolano con la sfera che termina fuori con nessun biancazzurro pronto a chiudere l'azione sul secondo palo. Il Pescara, finora sterile dai 30 metri in su, alla prima occasione però passa in vantaggio. Azione che si sviluppa sul settore di destra con Zita che trova il passaggio filtrante per Ferrari che di tacco parecchia per Pompetti che dalla distanza non lascia scampo a Vettorelli, apparso in chiara difficoltà nell'intervento. Terzo gol per il centrocampista, uomo in più del Pescara in questa prima frazione. Ad inizio ripresa Di Natale manda in campo Semprini e Tungioff al posto di Grassini e Bramante. Rischia ancora una volta la Carrarese di rimanere in 10 quando Pasciutti colpisce a gioco fermo Iannes, ma ancora una volta Caldera di Como decide per il giallo. L'avvio di ripresa della Carrarese è arrembante alla ricerca del pareggio che i toscani sfiorano al quinto. Bravo Petrelli ad approfittare di una marcatura leggera della difesa di casa, ma è super Sorrentino a dire di no al numero 7 e il preludio al pareggio che arriva al tredicesimo. Sfortunato Zita che con una deviazione mette in moto Energi, il quale a sua volta apre per Petrelli che con un tocco sotto deliziosa beffa Sorrentino in uscita. Gioia per l'attaccante al primo gol con la nuova maglia. Si fa preferire la squadra toscana, così Auteri prova a scuotere i suoi mandando in campo il nuovo arrivato Cernigoi al posto di Rauti ed è proprio l'attaccante ad avere l'opportunità per riportare il Delfino in vantaggio, ma la buona preparazione non segue un'altrettanta conclusione con la sfera che termina alle stelle. Ultimo quarto d'ora, trazione anteriore per il Pescara con Auteri che decide di inserire anche delle monache passando ad un più che offensivo 4-4-2. I biancazzurri tornano a farsi vedere in avanti al quarantesimo con una punizione affidata al destro di Pontisso che Vettorel riesce a deviare con un intervento più pallavolistico che da portiere di calcio. Non è la serata migliore per il portiere della Carrarese che rischia di combinare la grossa anche al 43esimo quando Rasi con un tiro cross per poco non beffa il portiere che si salva poi mettendo in corner. Da qui in avanti poco nulla con la Carrarese brava a mantenere il gioco lontano dalle zone pericolose. Al triplice fischio finale certamente un punto guadagnato per il Pescara che domenica ancora all'Adriatico contro il Gubbio cercherà i 3 punti per mantenere viva la fiammella del terzo posto. Infatti eravamo anche sbloccati, abbiamo preso un gol evitabile, volevamo fare meglio, eravamo in superiorità numerica e ci siamo andati a infilare in una situazione in area di rigore 2-1 quando potevamo mettere la palla diversamente e poi abbiamo subito un break dove siamo stati anche sfortunati perché Veroli ha toccato questa palla involontariamente. Gli ha consentito lo smarcamento di un giocatore della Carrarese che poi è stato bravo,
a trovare il compagno e quindi non siamo stati fortunati nell'episodio, però complessivamente siamo stati un po' incostanti, alcuni non hanno dato l'apporto che mi aspettavo di dare, forse abbiamo pagato qualcosina dal punto di vista fisico con qualcuno e poi ci abbiamo provato fino alla fine, alzando il baricentro di nuovo dopo l'1-1 e avendo anche qualche situazione in cui la potevamo ripassare in vantaggio. Non siamo stati bravi, ma la Calabrese non ha rubato nulla. Ma due punti persi perché l'abbiamo persi, però la Calabrese con molta obiettività non ha rubato nulla. Noi non siamo stati soliti, mi è sembrato che qualcosina dal punto di vista fisico l'avessimo pagata e non siamo stati bravi, anche se abbiamo giocato una discreta partita, ma non siamo stati bravi e intensi come ci capitava di fare nell'ultimo periodo, no? Negli ultimi due mesi. Complessivamente la squadra ha giocato un po' al di sotto di quello che ha fatto nell'ultimo periodo e questo non mi è piaciuto, ma probabilmente anche un fatto fisico o qualche forma di appagamento mentale che non dovrebbe essere così, ma probabilmente il fatto fisico, insomma, qualcuno era un po' stanco, non abbiamo tanti cambi, soprattutto sugli esterni, Zappella ad esempio alla fine l'ho dovuto cambiare. Niente, andiamo avanti, il calendario è così, si gioca ogni tre giorni, però adesso rientreranno un po' di giocatori. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Teramo, che cade all'Artemio Franchi di Siena per 2-1 nella ripresa. Il gol decisivo di Paloschi. Nel finale il Diavolo si ferma ad un passo dal pari con il palo di Kodromaz. Il Diavolo si ferma ad un palo dal pari, quello di Kodromaz nel finale di una gara, quella del Franchi, per interpretazione e volontà molto diversa da quella di Imola, ma dalla quale torna ancora a mani vuote. Finisce 2-1, Guidi consegna una maglia da titolare a Cisco ed Andrea, Soprano dietro al posto di Pinto e Viero in mediana con De Grazia e Arrigoni. Il Teramo parte anche bene, nonostante Perucchini debba subito mettere i piedi sulla girata ravvicinata di Paloschi. Mordini firma la pronta risposta biancorossa col sinistro da distanza ragguardevole, pallone alto. Parato invece il diagonale di Malotti, conclusione costruita con una ripartenza sull'asse Cisco d'Andrea. Sembrano essere i presupposti di una serata buona, che il Teramo però va a complicarsi dopo pochi istanti, quando Mordini lascia un buco all'Averone. Il numero 89 lo sfrutta e fulmina Perucchini e con la battuta di destro regala il vantaggio ad un Siena che proprio su quel lato farà davvero male. La reazione ospite è con la discesa di Cisco, che De Grazia liscia e Malotti non concretizza, ma è Perucchini a dover fare gli straordinari. Prima disinnescando un lob di Paloschi che quasi lo beffa a metà tempo, poi abbassando la saracinesca sul colpo di testa ancora di Laverone su cui Mordini non riesce a chiudere. Sembra che la testa di Paloschi sul piazzato di Pezzella debba essere la chiusura della prima frazione, ma Mordini riscatta una prova filia opaca con il traversone che D'Andrea corregge anticipando terzi alle spalle di Lanni per l'1-1 e regala un finale con slalom di Cisco chiuso sul più bello ancora dal centrale bianconero. L'avvio di secondo tempo però regala un'altra doccia gelata al Diavolo, sorpreso dal traversone tagliato di Guberti e deviato da Paloschi in maniera decisiva alle spalle di Perucchini. A questo punto Padalino cerca di proteggere il vantaggio, seppur minimo. Guidi inserisce Bernardotto e Rosso prima per Cisco e Malotti. Boà a metà frazione al posto di Viero. Il Siena si difende fino al minuto 85, quando trema perché Kodromaz corregge il corner di Arrigoni e stampa il suo colpo di testa sul montante, che spegne le speranze del Teramo di arrivare ad un pari che forse avrebbe meritato. Secondo stop di fila e un'altra toscana alle porte, la Lucchese domenica pomeriggio, contro cui davvero stavolta non si potrà sbagliare. Peccato perché penso che la squadra sul campo abbia fatto molto bene, mettendo il Siena in palese difficoltà. Abbiamo controllato il gioco, non è scontato venire a Siena, avere questo impatto, questa qualità e questa continuità di gioco.
quindi sicuramente un passo avanti della squadra anche rispetto alla prestazione ultima che avevamo fatto a Imola e che deve, come abbiamo detto all'interno dello spogliatoio a fine partita, deve infondere fiducia, perché io penso che se giochiamo così difficilmente poi sul campo perderemo le partite, perché penso insomma che oggi la squadra abbia fatto bene. No, oggi la partita è piaciuta, è chiaro che a Imola è stato un clima tra virgolette di tensione, ma è dovuto anche all'arrabbiatura della mancata prestazione dopo come avevamo giocato a Pesaro, che avevamo vinto insomma molto bene chiudendo la partita già nel primo tempo e quindi eravamo tutti quanti arrabbiati, e poi il gol al 94esimo, 93esimo preso a Imola è chiaro che ha fomentato in ognuno di noi anche le tensioni. 80 passaggi sono tanti, e credo che a parte invertite anche il Teramo, che devo dire si è giocata la partita, è una squadra che ha una sua identità nonostante la posizione in classifica, avrebbe preferito soffrire magari anche un po' di più, portare a casa i 3 punti. Quindi da parte mia c'è sicuramente un'analisi oggettiva, che è quella che la squadra non ha mai mollato, ha sofferto, ma questo campionato, e non solo, soprattutto questa categoria, è una prerogativa dalla quale non puoi assolutamente prescindere. Cioè la sofferenza a volte viene presa come una caratteristica negativa, no? E invece no, i ragazzi hanno letto, hanno capito anche il momento, e bisogna essere realisti. Dovevamo portare il risultato a casa, perché uscire oggi dal campo, nonostante venissimo da una buonissima prestazione a Reggio, però a casa non abbiamo portato nulla. Volley adesso, l'Abba Pineto saluta la Coppa in semifinale della competizione, infatti approda la Tinet Prata di Pordenone vincendo 2-3 con questi parziali 19-25, 25-22, 13-25, 25-13 e poi al tie-break 9-15 proprio per Prata. Pinetesi che hanno pagato l'assenza di Persoglia, ma che hanno comunque dato vita ad un match in equilibrio, poi però vinto dalla formazione di Boninfante. Di questo e di tutto quello che riguarda il mondo della pallavolo abruzzese, ovviamente si parlerà questa sera in Pallavolè a partire dalle ore 21, trasmissione curata e condotta da Sergio Zappalorto. E questa era l'ultima notizia per la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi, i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona giornata.